Sa cosa succederà negli anni futuri? Ah, questo non lo so, no. Neanche concentrandosi, non ha delle visioni? No. Che peccato. Non è sempre piacevole saperlo. A me piacerebbe. Dovrebbe chiedere ai ragazzi. Io non sono brava in archeologia. Dopo l'era industriale, da noi ci sono stati i grandi processi. Quali processi? Chi fabbricava prodotti nocivi per la salute degli umani, degli animali e delle piante è stato accusato di genocidio e crimini contro il pianeta. Ah sì? E chi? Le industrie agroalimentari e chimiche, i fabbricanti di armi, tabacco e alcol, le industrie farmaceutiche e nucleari, i costruttori di automobili, gli architetti, medici e politici che si erano arricchiti lasciando fare. Migliaia, eh? È stata la guerra civile. E poi il boicottaggio. Boicottaggio? Tutto quello che era stato nocivo per la salute non si comprava più. O si buttava. Fu l'arma vincente. Senza vendite, niente potere. L'esercito e la polizia erano impotenti. Com'è stata chiamata quell'epoca? Il caos pre-rinascimento. You had an ideology. You had a belief. Il neoliberismo è l'azione individuale egoistica. Debbano sopravvivere i migliori, i più forti, e confonde ovviamente i più forti con i migliori. È nata in reazione all'economia sociale per l'interesse pubblico. Gli economisti cosiddetti critici, primo su tutti John Maynard Keynes. Ma la società iniziò un po' a ricontrattare gli equilibri. Questo però è uno smacco tremendo. Però rimase sempre latente l'idea di un ritorno, di una rivincita. Allora, questi cosa fanno? Vogliono riportare la macchina indietro. Conoscendo i fondamentali dell'economia, che dice che i mercati si autoregolano. Mentre invece non è assolutamente vero che i mercati si autoregolano. È una teoria puramente ipotetica, non si è mai verificato nella storia. Si sono inventati dei dogmi, delle paure, dei fantasmi inesistenti. A un verdadero conflitto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. There is no such thing as public money. Usare quindi le nostre risorse per lo sviluppo dei nostri paesi. Their economic hitmen fail. Jackal. In other words, you found that your view of the world, your ideology, was not right. It was not working. Precisely. No, that's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well. Thank you.
πιστεύω φταίει ο κάθε ένας μας ξεχωριστά. Ο κάθε Έλληνας πολίτης. Όλοι μας θέμα. Αχάριστε Έλληνα πολίτη, θέλεις να μάθεις ποιος φταίει για τα έξοδα της κυβέρνησης? Εσύ! Είμαστε όλοι συμμέτοχοι και όλοι συνένοχοι. Τώρα δεν είναι σβάστικα, δεν είναι τα tanks, τα panzers, αλλά είναι το κοστούμι με τη γραβάτα, το λάπτοπ στο χέρι. Λιποθύμησαν παιδιά επειδή είχαν έρθει στο σχολείο χωρίς να έχουν φάει τίποτα στο σπίτι τους και δεν είχαν και τίποτα να φάνε εδώ. They have no vaccines for their children, they have no medicine for themselves. I take anything, 5 euro, 3 euro, 10 euro, anything, but don't have work. They tell to me, if you want to stay, take 3 euro and don't talk. If you don't stay, go home. Τώρα ζούμε μια άλλη κατοχή, μια οικονομική κατοχή και θέλουν πάλι να καταστήσουν τον λαό, τον κόσμο, τους ανθρώπους σχεδόν στο όριο του σκλάβου. Πειράματα απάνω μας, αλλά δεν θα τους περάσει, δεν θα τους περάσει, με τίποτα δεν θα τους περάσει.